Bene il turismo a Prato nel mese di giugno con un più 40% di presenze rispetto allo stesso mese del 2021, ma si tratta per una buona metà di turismo d'affari e ancora non sono tornati i flussi dei gruppi provenienti dall'estremo oriente. I dati positivi sono contenuti nell'ultima indagine realizzata da Confcommercio Pistoia e Prato e Federalberghi Prato, che ha preso in esame un campione significativo di aziende associate che fanno parte del settore ricettivo. L'aumento è certificato dall'80% del campione intervistato, mentre il restante 20% dichiara di non avere osservato variazioni. Il tempo medio di pernottamento, altro dato che emerge dal report stilato dall'associazione, è invece di oltre due notti. Quanto al target che ha frequentato le strutture nel mese di giugno, il questionario rivela una leggera prevalenza di italiani, provenienti in larga maggioranza dal nord del paese. Il restante dei turisti è invece appannaggio degli stranieri che arrivano principalmente dal nord Europa. Relativamente alla composizione degli avventori, il report si divide esattamente a metà. Il 50% parla di singoli, mentre la restante parte ha ospitato piccoli gruppi. Una panoramica questa che deve tenere in stretta considerazione un parametro importante. Circa il 50% delle strutture intervistate dichiara di avere ospitato esclusivamente turismo d'affari. Il mese di giugno, osserva Rodolfo Tomada, presidente Federalberghi Prato, è stato certamente migliore rispetto all'anno precedente. Il segmento commerciale ha permesso di raggiungere risultati incoraggianti. Per il mese di agosto, conclude Tomada, è sempre difficile fare previsioni perché si registrano spesso richieste last minute.